Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Come state? Spero tutto bene. Finalmente sono riuscita a registrare questo video e torniamo, diciamo, in bellezza con un video tour. Infatti, non so se ricordate, ma avevo iniziato a mostrarvi le case rinnovate di Willow Creek, perché io sono riuscita a rinnovare tutta Willow Creek e quindi in dei video tour ve la stavo mostrando nel dettaglio, vi stavo mostrando le varie case nel dettaglio. Non so se ricordate, io avevo anche detto di creare alcuni simmini, alcune unità familiari da poter aggiungere appunto in questo scenario e quindi in modo tale anche da far uscire un save file appunto con le case rinnovate e con i vostri simmini. In questo video vi mostro il tour della casa Giardino Essenziale, ovvero quella casa dove originariamente vivono i simmini Summer Holiday, Liberty Lee e Travis Scott. Però come vi ho già detto, io le rinnovazioni che ho fatto nelle mie case non sono diciamo basate sui simmini esistenti già in gioco, ma su altri sim che appunto dovete andare a creare voi. Quindi man mano che vi mostro il tour vi faccio vedere anche come deve essere composta l'unità familiare appunto. Allora, innanzitutto questo è l'esterno, la casa si presenta in questo modo, c'è un grande giardino e l'ingresso è fatto in questo modo che adesso ve lo faccio vedere. Allora, innanzitutto qui sul patio, diciamo, insomma, nulla di che. Abbiamo semplicemente un tavolino con due sedie, qualche decorazione di piante e qui invece abbiamo una poltroncina in legno. Entrando in ingresso, diciamo, la casa si presenta in questo modo. Quindi subito davanti a noi abbiamo questa zona, diciamo, caminetto con queste poltroncine e, insomma, varie decorazioni, eccetera, eccetera. Mentre questo qui, appunto, è l'ingresso vero e proprio, con attaccapanni, portaombrelli, eccetera, eccetera. Girando da questa parte abbiamo un piccolo salottino fatto in questo modo, così un po' colorato, diciamo. Questa casa comunque è pensata per una famiglia con dei bambini, infatti troveremo insomma anche dei giochi in giro, ecco appunto quello che vi stavo dicendo. Questa appunto è la zona cucina, ma anche zona pranzo, ecco. E infatti qui c'è il tavolo da pranzo che è fatto in questo modo. La cucina è divisa dal salone tramite appunto questo muro. Da questa parte invece abbiamo la cucina che è fatta in questo modo, con questa isola qui davanti dove è possibile sedersi, e appunto è una cucina abbastanza grande, appunto perché questa casa è pensata per una famiglia. Poi da questa parte praticamente abbiamo un piccolo corridoio che divide praticamente la zona giorno con la zona notte. Infatti se percorriamo questo corridoio troviamo un altro corridoio che però questo ci porta alle camere. Infatti da questa parte troviamo il bagnetto, questo è il bagno principale che è fatto in questo modo, con i toni dell'azzurro, fatto così insomma, e di qua, da questa parte è così. Poi uscendo, proseguendo per la prossima porta che troviamo accanto, abbiamo la stanza matrimoniale, la stanza da letto, che anche questa insomma è abbastanza colorata, si presenta appunto in questo modo. E girandoci da questa parte invece abbiamo appunto il comò, questa poltroncina, qui una zona appunto per poggiare le scarpe, eccetera eccetera. Questa stanza ha anche il bagno privato, che sarebbe questo qui, fatto così piccolino, insomma, una doccia, lavandino, insomma, un bagno piccolino. Poi, uscendo da questa stanza, proseguiamo e andiamo qui. Questa stanza praticamente è una stanza per bambino o per bambina, solamente che io questa casa l'avevo pensata con due bambini, quindi un maschio e una femminuccia. Questa è la stanza del maschio,
che è fatta in questo modo, con i toni del blu, dell'azzurro, e devo dire che mi piace tanto. Adesso ci giriamo dall'altra parte, eccola qui, fatta così, con i giochi, c'è anche la TV, ed eccola qua. Poi di qua troviamo una porta e abbiamo praticamente un altro bagnetto, un bagno privato per i bambini. Infatti in questo bagno ci sono due porte, questa appunto è la stanza del bambino e questa è la stanza della bambina. Semplice anche questo, un bagno semplicissimo. Quindi usciamo da qui e andiamo qua, che questa è appunto la stanza della bambina. Questa stanza è molto bella secondo me, è molto colorata, questa casa proprio l'ho pensata un po' colorata, ecco. E di qua appunto c'è il letto, mentre da questa parte c'è il comò. Mentre da questa parte c'è la scrivania, che è fatta in questo modo, dove c'è appunto questa piccola anche libreria, e non so perché, ma mi piace questa disposizione. E appunto da questa porta si accede poi di nuovo al bagno. Poi abbiamo questa stanza, che invece è una stanza studio, perché io ho pensato che magari in questa stanza può esserci uno dei due genitori che è appassionato di cucito. Infatti qui ci sono tutte, insomma, c'è la lana, c'è anche un PC comunque, quindi può essere usata anche come una stanza semplicemente studio, ecco. E ci sono tutte le cosine che possono servire. In questa porta invece, proseguendo, abbiamo la lavanderia, che è fatta in questo modo, semplicissima, e anche comunque un altro bagnetto per sicurezza. Adesso usciamo di qua, torniamo qui. Da questa porta proseguiamo per l'esterno, che è fatto in questo modo. Praticamente troviamo, diciamo, una sorta di verandina, ecco, dove qui appunto c'è un divanetto, un tavolino, dei vasi per piantare i fiori e un tavolo per poter mangiare. E qui ho messo anche una sedia a dondolo. Scendendo da questa parte invece abbiamo il giardino vero e proprio, che è fatto in questo modo. Allora, da questa parte abbiamo un tavolo sempre appunto per mangiare, comunque per fare qualsiasi altra cosa. E qua appunto ho messo anche il barbecue, c'è un'altalena. Qui ci sono delle sedie a sdraio, perché appunto abbiamo la piscina qui, da bella così grande. Da questa parte abbiamo un altro divanetto con una poltroncina per rilassarsi, e da questa parte abbiamo praticamente questo tavolo da scacchi sotto questo albero, e di qua abbiamo recintato la zona giardinaggio. Quindi questo è appunto il giardino, che tra l'altro secondo me è molto bello, perché comunque ci sono tante attività che possono essere fatte appunto. Mentre da questa parte abbiamo quest'altra zona sempre relax, fatta con queste lucine attaccate agli alberi, così un po' più aperta, ecco. Mentre se ci giriamo da questa parte troviamo lo stendino per il bucato. Infatti questa porta poi diciamo si trova nel bagno dei bambini, c'è appunto questo terrazzino con i fili per stendere i panni. La casa dall'alto si presenta in questo modo, togliendo il tetto, è così appunto, è divisa in questo modo, ve la faccio vedere anche dall'alto. Quindi appunto qui abbiamo la zona giorno, poi qui abbiamo questo piccolo corridoio che ci porta alla zona notte. Bagno principale, stanza da letto, bagno in camera della stanza da letto, le due camerette con il loro bagno in camera, e qui c'è anche l'accesso appunto per i panni, per stendere i panni. Mentre da questa parte abbiamo la zona studio, e in questo corridoio si trova anche la porta per poter uscire fuori in giardino. E appunto qui c'è il giardino, mentre qua fuori ho semplicemente inserito delle decorazioni di fiori e alberi, ho messo una piccola fontana e anche queste fioriere, dove io ho messo degli alberi, ma voi potete mettere qualsiasi altra cosa.
Quindi insomma, avete capito un po' com'è formata questa casa? Appunto, io l'ho immaginata con due genitori e un bambino e una bambina. Detto ciò, io vi ricordo quindi nuovamente di partecipare alla ripopolazione di Willow Creek. Sotto questo video trovate il video che vi riporta alle regole che dovete seguire. Quando pubblicate i simmini dovete utilizzare l'hashtag SimSara per Willow Creek. Per qualsiasi dubbio, per qualsiasi domanda, mi potete contattare nei DM di Instagram oppure anche qui sotto nei commenti di questo video. Io vi ricordo comunque di seguirmi nei vari social, su Instagram, su Twitch, trovate tutto comunque nella descrizione del video. Mettete like e commentate se questo video vi è piaciuto. Ovviamente iscrivetevi al canale per supportarmi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.